Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z Tokkan Battle, versione global, e come avrete capito sicuramente dal titolo, quest'oggi parliamo un pochino dell'Extreme Z Battle, nuovissima modalità in arrivo nel global a metà marzo. Infatti avrete visto sicuramente tutti questa news all'interno, per l'appunto, del news di gioco, con scritto Upcoming New Function. Ed in effetti fanno bene a definirla nuova funzione, perché, ok, oltre ad essere una nuova modalità, è anche una nuova funzione che ci permetterà di far andare determinati PG, non tutti i PG, ma determinati PG scelti, oltre il loro limite. Infatti go to the next level, che sta praticamente a significare vai al livello successivo, perché questa modalità è divisa in step, è divisa in livelli. Ora, i livelli sono variabili di personaggio in personaggio, e nel Jap abbiamo visto già l'Eza di Goku, abbiamo visto l'Eza di Broly, abbiamo visto l'Eza di Gohan, non ricordo chi altro, mi sembra nessun altro. Però comunque, entriamo proprio all'interno della news. Ecco qui, perfetto, abbiamo questo Goku Super Saiyan 3 AGL a tour, personaggio davvero che è ormai inutile all'interno del gioco, credetemi, rientra all'interno di una top 40 se non 50 dei personaggi, ma con l'Extreme Z Battle in arrivo, e lui tra l'altro sarà il primo personaggio probabilmente a ricevere la sua versione Eza, quindi la sua versione Extreme Z Awaken, credetemi che questo PG passerà da una possibile top 40, top 50, addirittura in una top 10, e anzi, nel global, nel momento in cui arriverà, probabilmente sarà un personaggio all'interno della top 5. Quindi capite l'importanza di questa modalità, cioè non solo ci permetterà di combattere diversamente rispetto al solito, ma in che senso? Magari con delle condizioni, magari fate più danno con un class team rispetto che con un altro. Insomma, solita solfa più o meno, però sono cose carine e che purtroppo vi portano ad avere determinati personaggi e determinati class team. Però allo stesso tempo è anche una funzione che più andate avanti, più superate i livelli, e più vi permetterà di riportare davvero un personaggio vecchissimo al suo reale splendore. Come vi dicevo, quindi il primo personaggio che verrà colpito, probabilmente nel global, nel Jap fu così, da questo Eza, è proprio Goku Super Saiyan 3 AGL. Questa modalità sarà disponibile da metà marzo 2018, ma a quanto pare sarà disponibile in realtà precisamente a partire dal 13 marzo, o magari 12. Ovviamente staremo a vedere. Ciò che puzza però di tutto questo è che ancora non è uscito un personaggio quale, o meglio un class team quale Resurrected Warriors, capitanato dal loro leader, ovviamente Golden Freezer Angel. E per quale motivo questo class team è talmente importante per questa modalità? Perché all'interno dell'Eza di Goku Super Saiyan di terzo livello AGL riuscite a far danni considerevoli, riuscite a far danni maggiorati e soprattutto anche a difendervi maggiormente con il class team, per l'appunto, meglio, con i personaggi che rientrano nella classe Resurrected Warriors. Quindi, per dirvi, se un giorno pullate su Golden Freezer Angel, lo trovate, riuscite a mettere anche sul suo class team e magari avete anche un personaggio quale Cell Tech che rientra in Resurrected Warriors, questa modalità praticamente la fate scoppiare. Diversamente però risulterà abbastanza difficile, soprattutto arrivati agli ultimi livelli, perché sì, questa modalità è divisa in livelli. In particolar modo Goku Super Saiyan 3 AGL possiede circa 31 livelli, in realtà il 30° livello è quello lì più importante. Possiede quindi questi 30 livelli, mettiamola così, ed ogni livello, meglio, a partire da un determinato scaglione di livelli, avete delle condizioni, o meglio, avete dei sorta di vantaggi e svantaggi. A partire dal livello 3, Goku terzo sarà immune al decremento di difesa, quindi non potrete abbassargli la difesa. Fino ad arrivare, per dirvi, a partire dal livello 25 in poi, in cui riducerà i danni subiti dagli AGL, dagli STR e dai fisici, a prescindere dal Super Extreme, e addirittura da tutti i personaggi super. Ed in più sarà anche immune al seal, sarà immune al decremento di attacco e difesa ed anche allo stun. E come vedete, quindi le cose iniziano a farsi davvero molto interessanti, e ovviamente avrà anche un incremento delle sue statistiche, rendendo davvero il tutto abbastanza difficile se non avete ovviamente il class team adatto per questo Eza. Per quanto riguarda i miglioramenti che subirà il personaggio, ad esempio per quanto riguarda Goku, potete portare questo personaggio fino a un livello massimo di 140, quindi lo fate passare
dal suo massimo di 120 ad un massimo di 140 e potete fargli passare l'SA da un massimo di 10 ad un massimo di 15. In più, ad esempio, a partire dallo step 5 del suo EZA, riuscite a modificargli anche la sua leader skill, che passa ad esempio in Agile Type, Ki più 3, HP, attacco e difesa più 70%, praticamente diventa un God Leader per leader, mentre arrivati all'ultimissimo step del suo ESA, quindi al settimo step, sarete in grado, ovviamente dopo avergli dato tutte le medaglie che otterrete da tutti gli stage dell'ESA, sarete in grado di portarlo quindi a livello 140 con SA massima 15 e gli cambierete la passiva da attacco più 100% per 7 turni a all'inizio del turno difesa più 70% e attacco più 120% per 7 turni. Signori, credetemi, ovviamente ci sarà anche un incremento delle statistiche, inutile che sto a dirvelo. Signori, davvero un qualcosa, credetemi, di pesantissimo. Questo personaggio davvero in media arriverà a fare almeno 2 milioni. Dipende anche dall'ability, però credetemi. Ovviamente ogni stage dell'EZA vi darà delle reward. Ad esempio, il primo stage vi darà una Dragonstone, vi darà una medaglia di bronzo e vi darà 370 orb AGL. Il secondo stage vi darà un'altra stone, un'altra medaglia di bronzo, 270 orb medie. Insomma, credetemi, ci sono davvero tante ricompense. Se portate a termine tutto l'EZA di Goku III, avrete in totale 31 stone. Anzi, 30 stone in realtà. Tutte le medaglie possibili e immaginabili per completare il EZA. Avrete a disposizione Funky Kai AGL, orb di tutte le grandezze AGL. Insomma, davvero tanta roba che vi permetterà di portare questo personaggio non ad SA 15, ma almeno ad SA 10, SA 11 o SA 12. E vi permetterà anche di portare questo PG con più facilità a full ability, nel caso ovviamente riuscissi a trovare tutte le copie, anche perché insieme all'EZA di Goku dovrebbe arrivare anche la sua batch, dovrebbe arrivare una sua batch con lui all'interno e con altri personaggi featured. Ad esempio, nella sua batch all'interno del JAP c'erano come personaggi featured tre personaggi essenzialmente. C'era lui ovviamente in rate up enorme, c'era poi anche Celtech e Broly Super Saiyan di terzo livello, ovviamente leader dell'Extreme Tech. Cosa volevano fare loro essenzialmente? Volevano dire con questa batch: pullati il personaggio Goku Super Saiyan 3, pullati anche Celtech e Broly, magari portateli chissà a full ability, non lo so, portateli ad un ability accettabile ed utilizza il team Extreme Tech per affrontare questo EZA. Anche se è risaputo che Golden Freezer Angel ha il team più importante, più forte per quanto riguarda questo EZA. E quindi da qui giungiamo ad un'altra conclusione, giungiamo ad un altro punto di questo video, e cioè il possibile arrivo proprio di Golden Freezer Angel durante la prossima settimana. Non si sa minimamente, anche perché a breve dovremmo raggiungere i 1000 giorni, dovremmo raggiungere anche in contemporanea col JAP i 250 milioni di download, e quindi Golden Freezer Angel potrebbe essere proprio la batch celebrativa per quanto riguarda una di queste due celebrazioni. Però il fatto che facciano uscire questa modalità senza praticamente il leader, senza il team con cui è possibile portarla a termine, è molto strano. Ci potrebbe essere una remotissimissima possibilità che Golden Freezer Angel potrebbe già essere disponibile dalla prossima settimana, quindi da lunedì prossimo, anche se credo che il Global voglia fare una mossa ben precisa, e cioè far uscire prima l'EZA di questo Goku settimana prossima, far soffrire un po' con l'utenza, magari facendogli utilizzare anche l'Extreme Tech. Ci sono ovviamente modi per concludere il trentesimo stage senza Golden Freezer. Su tutti, ad esempio, l'utilizzo, per dirvi, di Devilman, che ha l'1% molte volte di shottare un nemico, cioè fa talmente tanti danni che riesce a shottare un nemico. Quindi tenendo magari in turno Rosé e tenendo magari in turno anche Grande Mago Piccolo insieme a lui, riuscite a generare talmente tanto danno da shottare anche, per dirvi, il trentesimo stage di Goku III. Però è un qualcosa di davvero improponibile, è un qualcosa di assurdo. Cioè, davvero, volete fare questo EZA? Puntate direttamente Golden Freezer. Con Golden Freezer davvero il tutto inizia già a diventare più alla portata. Ovviamente questo EZA non è alla portata di tutti, non è alla portata di chi comincia e non è nemmeno alla portata, secondo me, di chi ha iniziato a giocare da almeno da più o meno 3 mesi, ecco. Anche perché bisogna anche valutare le priorità di un account, bisogna valutare se il personaggio vale la pena per l'account che si possiede, bisogna valutare anche l'ability del personaggio, bisogna anche valutare soprattutto se vale la pena pullare su una batch tipo quella lì di Golden Freezer, per dirvi. Cosa che io vi dico, consiglierei, cioè nel momento in cui esce Golden Freezer Angel, pullateci.
Non ci spendete ovviamente miliardi di miliardi di stones, ma pullateci. Ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate il servizio che vi agevola. E quindi insomma, come vedete, questa modalità davvero nasconde tante sorprese. E chissà, potrebbe anche nascondere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, magari anche settimana prossima, ma è difficilissimo, molto molto difficile, potrebbe nascondere anche proprio l'arrivo di Golden Freezer Ranger. Quindi signori, insomma, staremo a vedere. Spero che questa breve spiegazione di questo Ezza di Goku Terzo vi sia stata d'aiuto, insomma. Fatemi sapere se qualcosa non vi è chiaro. Ovviamente, inutile dirvelo, appena uscirà l'Ezza ve lo porterò immediatamente sul canale, magari vi porterò anche l'Awaken e vi farò vedere un pochino com'è che funziona nel pratico, ecco. Quindi signori, a questo punto direi che possiamo anche concludere qui questo video, quindi spero ovviamente che vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne avete pensato, quindi iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video e quindi noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.